Non ci sono pecore smarrite, ma solo pecore che aspettano di essere trovate. Così Papa Francesco ha commentato la parabola della pecorella smarrita nella catechesi dell'udienza generale di questa mattina in Piazza San Pietro. Continuando la serie di catechesi giubilari sulla misericordia, il Papa ha sottolineato che la figura del buon pastore viene utilizzata da Gesù per far capire la sua vicinanza ai peccatori. Il pastore che lascia 99 pecore per correre nel deserto a salvarne una sola sembra quasi un irresponsabile che dimentica le altre, ma non è così. L'insegnamento, ha proseguito Papa Francesco, è piuttosto che nessuna pecora può andare perduta. L'agire di Dio è quello di chi va in cerca dei figli perduti, per poi far festa e gioire con tutti per il ritrovamento. E così devono fare i cristiani, andare a cercare chi della comunità si è perso e non chiudersi nell'ovile. E i cristiani non dobbiamo essere chiusi, perché avremo il puzzo delle cose chiuse. Mai. Dobbiamo uscire. E questo chiudersi in se stesso, nella piccola comunità, nella parrocchia lì, ma noi, fra virgolette, i giusti. Questo succede quando manca lo slancio missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visione di Gesù non ci sono pecore definitivamente perdute, ma questo dobbiamo capirlo bene. Per Dio nessuno è definitivamente perduto, mai, fino all'ultimo momento Dio ci cerca. Pensate al buon ladrone. Ma solo nella visione di Gesù nessuno è definitivamente perduto, ma solo pecore che vanno ritrovata. Prima dell'udienza, il pontefice aveva rivolto un breve saluto ai partecipanti al colloquio con il Royal Institute for Interfaith Studies di Amman, promosso dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, sottolineando che il lavoro del dialogo è un lavoro di costruzione e prima tappa di un cammino.